Un normale pacco consegnato da un rider si trasforma nella prima prova di un caso di omicidio. I protagonisti racconteranno a distanza di un anno gli eventi di quella notte attraverso le testimonianze di tre differenti punti di vista, ripercorrendo le vicende legate al ritrovamento di un pacco. Con la pandemia si è focalizzata l'attenzione su diverse tematiche importanti, che spesso e volentieri sono state messe da parte e non approfondite a dovere. Tra queste c'è sicuramente quella dei rider, ovvero come i fattorini in questione avessero delle condizioni lavorative talmente precarie da essere in alcuni casi addirittura inesistenti. Invece parlare di un pacco consegnato da un riders e quindi affrontare la tematica dei riders ma all'interno di una cornice di genere, quella di un thriller. Quindi è proprio questo che parla la storia, un thriller dove di sfondo ci sono un riders che ha consegnato un pacco, così partiranno le indagini per scoprire cosa c'è dentro questo pacco, che si parlerà di un omicidio, tutto questo raccontato attraverso un mockumentary con uno sfondo di fiction. Rider è anche il titolo del nuovo cortometraggio prodotto dall'IFA Scuola Cinema di Pescara, che da diversi anni rappresenta sul territorio abruzzese il porto sicuro per le produzioni cinematografiche, che decidono di scegliere questi luoghi per istituire i propri set, ma soprattutto il punto di riferimento per le ragazze e i ragazzi che decidono di intraprendere un percorso di studi cinematografico. È il cortometraggio che presentiamo oggi, è il risultato del fine biennio o triennio degli studi, sia dei mestieri dietro la macchina da presa, regia, sceneggiatura, montaggio, direzione della fotografia, tutto ciò che possiamo immaginare che si muove dietro le quinte, e anche il connubio con il corso di recitazione, dove infatti in questo cortometraggio l'attore protagonista è Marco Cassini, un nostro attore abruzzese e anche ex docente della scuola, e soprattutto abbiamo fatto esordire anche dei giovani attori. Allora, il discorso di Film Commission ne affrontiamo diversi, abbiamo fatto diversi tavoli in questi ultimi anni e credo che bisogna lavorare ancora serratamente e soprattutto avere la coscienza che siamo neanche 20 anni indietro, proprio non ci siamo, e quindi avere l'umiltà di farsi aiutare e di scopiazzare, di copiare le altre film commission che sono più avanti a noi.